Alla prima corsa, un doppio chilometro per indigene di 3 anni, non c'è un vero e proprio favorito. In chiusura di gioco sin qui devo dire molto modesto, anche per la sua posizione con altri episodi. Era favorito il debuttante Twister Guida, adesso scavalcato da Tell Me Gar con Natale Cintura a quota di 2,39. Seguiti anche The Best numero 1 e soprattutto Tancredi numero 2, che adesso in chiusura di gioco è diventato il favorito. Dunque, prima corsa di Palermo, fase di lancio, varie difficoltà per diversi concorrenti. Anche Tell Me Gar, che sembrava in grado di andare al comando, si mette di galoppo. Indenne il numero 5, Tyrone Rutebile, estremo outsider della corsa. Partenza veramente disastrosa per molti dei concorrenti. Dalla seconda fila è emerso Tiferet GV, altro outsider della corsa. Poi per linee esterne The Best con Matteo Di Meo e Tancredi con Domenico Zanca, che poi alla fine ha chiuso da favorito a quota comunque superiore a pari. Dunque al comando adesso The Best nei confronti di Tiferet GV, poi in terza posizione il numero 5 di Tyrone Rutebile, mentre Tancredi è incappata ancora in un errore, cosa che ieri per la verità è già successo nelle prime due uscite in carriera. E così su The Best muove Tuono CAF con Gasparello Verde, lo fa con fare abbastanza minaccioso. I due di testa prendono qualcosa di vantaggio nei confronti di Tiferet GV. Nel frattempo è finito squalificato il numero 6 di Twister V, da un altro dei più attesi. All'altezza del primo chilometro, dunque, Tuono CAF scavalca The Best, raggiungendo il primo chilometro in un direi normale per la categoria, 19 appena abbondanti. Tuono CAF, The Best, Tiferet GV, Tancredi che prova a reinserirsi dopo la rottura commessa all'altezza dei primi 600 metri di gara, è quarto in corda e non dà l'impressione di avere molto da dire, e così può continuare il suo percorso in avanti Tuono CAF, sempre seguito da The Best, dal numero 8 di Tiferet GV. Adesso Tancredi riesce a farsi avanti, ritorna anche dopo l'errore al via Tell Me Gar, che si profila in terza ruota su Tancredi, ma ripete l'errore e a questo punto sarà naturalmente squalificato. Squalifica che arriva puntuale. Nel frattempo Tuono CAF ha preso un margine davvero importante nei confronti di Tancredi e di Tiferet GV, che hanno scavalcato The Best, andato in crisi perentoria dopo il miglio, e siamo alla fase conclusiva con Tuono CAF, che dà l'impressione di potersi difendere agevolmente dagli avversari. Così è, infatti, va a vincere chiaramente Tuono CAF nei confronti di Tiferet GV e di Tancredi. Ha vinto dunque Tuono CAF, quota devo dire davvero molto alta, 8,23, una vera ghiottoneria per il puledro di Gasparello Verde, allenato da Francesca Croce, a colori della super fantastica SAS. Non ha dovuto fare granché sul mio chilometro 20 e diverse linee sul proposto doppio chilometro. Buon secondo posto per Tiferet GV, che ha corso con molta diligenza. Alla fine ha preso la meglio su Tancredi, che aveva dovuto rimediare ad un errore. In numeri 10-8-2 l'ordine d'arrivo, naturalmente ancora ufficioso, della prima corsa di Palermo.